Ci troviamo a Borgo Santa Maria, a pochi metri dalla locale stazione dei Carabinieri, e siamo di fronte alla fermata dell'autobus, perché siamo qui proprio per rispondere ad una segnalazione in merito ai disagi che stanno vivendo l'utenza dei mezzi pubblici, soprattutto l'utenza che è chiamata a usufruire di questo servizio in orario pomeridiano. Dal 15 ottobre infatti alcune linee sono state soppresse, mentre altre hanno subito variazioni orarie. Un disservizio preventivato e annunciato da Adriabus, nonché costretto dall'entrata in vigore della novità del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Una novità traumatica per l'azienda di trasporti, perché ha dovuto fronteggiare l'improvvisa assenza di oltre 40 autisti senza vaccino, senza Green Pass, e che hanno mostrato ostruzionismo alla nuova normativa e alla prassi del tampone sistematico. Una situazione del tutto simile a uno sciopero, affrontata anche sui tavoli della prefettura, e che ha portato l'azienda di trasporti a scegliere di non intaccare di una virgola quella che è la prassi delle linee mattutine, quelle dedicate in particolar modo agli studenti e ai pendolari, e invece ha impresso un'importante cura dimagrante alle linee pomeridiane. Una situazione non indolore per chi deve prendere l'autobus al pomeriggio per ragioni lavorative, come ci spiega questa cittadina che ci ha raggiunto telefonicamente. Diciamo che fino al giorno giovedì 14 i tram, no, giustamente passavano regolarmente, da venerdì 15, sappiamo il motivo, senza preavviso, anche se lo stavano dicendo, ma non che linee o non linee toglievano. Io mi sono presentata alla fermata del 15 e non è passato nessun tram. Di conseguenza, scendo giù con altre persone davanti alla caserma dei Carabinieri di Borgo Santa Maria, perché io abito lì, e neanche lì sono passati questi mezzi, anzi sì, passavano ma senza fermarsi, perché giustamente, non lo so, non avendo la fermata stabilita, tiravano dritto e facevano no no. E noi siamo rimasti a piedi. E questo anche lunedì, che io riprendo il lavoro lunedì, ho dovuto scendere, prendere al volo quello delle 14:16, la circolare, perché le annulare ce l'hanno proprio tagliate, e se perdo quella non ho altri mezzi per andare al lavoro. Adesso io chiedo a loro come ci dobbiamo comportare. Da lunedì 18 ottobre Adriabus ha pubblicamente aggiornato sul suo sito web la lista delle corse di Pesaro, di Fano e di Urbino, nonché quelle extraurbane che hanno subito variazioni o soppressioni. Ma la cittadinanza si chiede quanto occorrerà convivere con un disagio importante per diversi cittadini e particolarmente fastidioso per chi ha un regolare abbonamento ai mezzi. Perché, cioè, mi dicono che loro vogliono garantire le scuole, o continuano a viaggiare al mattino dalle 10:30 alle 11:30, che i tram sono vuoti perché chi lavora ritorna 11:30 a mezzogiorno su, e le 10:30 continuano a scendere senza nessuno, quando alle 2:30 serve un bus perlomeno dalle 14:30 alle 15, che la gente comunque può ritornare al lavoro. Voglio dire, ci hanno troppo tagliati fuori. Io capisco che loro dicono di scendere giù a prendere la circolare, ma ce n'è una, cioè io devo andare via di casa un'ora prima per loro, cioè non esiste questa cosa. Io sono regolarizzata, vaccino, abbonamento, cioè non ci possono tagliare senza pensare un attimino con la loro testa che anche le prime ore del pomeriggio la gente lavora. E magari continuano a farli passare le 10:30, che le scuole sono sistemate, la gente al lavoro è sistemata e viaggiano a vuoto. E questa dunque era la voce della segnalazione di una nostra telespettatrice che, come tanti altri cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici, attende l'evolversi di una situazione che, va detto, l'azienda di trasporti sta cercando di risolvere, anche tentando la non semplice strada dell'assunzione last minute di nuovo personale.